A Mister Bianco, l'intervento in progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile con sistemi combinati per la riduzione del traffico privato, creando così la realizzazione di azioni urbanistiche per la moderazione del traffico nella viabilità locale. L'opera pertanto consentirà una diminuzione del traffico veicolare sia all'interno del territorio comunale sia nei comuni e nei centri limitrofi ed una notevole riduzione dell'emissione di CO2. No, andate a ridere, andate a fare i seri però. Il progetto segue la strategia della riqualificazione e della rifunzionalizzazione, poiché la pista attraverserà delle zone di alto valore storico e ambientale. La pista si collega con lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico architettonico, poiché verrà realizzata con dei sistemi di bioarchitettura. Infatti si installeranno delle illuminazioni con pannelli fotovoltaici. Tu capiva? Le pensiline saranno realizzate utilizzando materiali riciclati e, dove è possibile, il tracciato verrà realizzato con una pavimentazione a sfondo naturalistico, in modo tale da inserirsi perfettamente nel contesto naturalistico paesaggistico. E poi ancora, effettuando un intervento nel progetto, un'analisi costi-benefici, si è riscontrato un elevato aumento dell'attrazione turistica, generando tutti i servizi indotti e dei servizi necessari per rendere fruibile e funzionale la pista ciclabile. Non si può fare. A Mister Bianco in provincia di Catania, nota per il carnevale dai costumi più belli di Sicilia e non solo, ma anche perché a Mister Bianco c'è una manifestazione di persone per bene, oneste, nei confronti dei quali gli sbirri non hanno cosa fare. Se ne debbono andare gli sbirri perché ci fanno schifo. Se ne debbono andare gli sbirri perché ci fanno schifo! L'intervento in progetto prevedeva la realizzazione di una pista ciclabile con sistemi combinati per la riduzione del traffico privato. Almeno così c'è scritto sulla relazione tecnica illustrativa firmata dall'ingegnere Orlando Vincenzo. Il quadro conoscitivo, dice l'ingegnere Orlando, progettista dell'opera del comune di Mesterbianco, ha evidenziato non solo la fattibilità dell'operazione in termini economici, ma anche la facilità di realizzazione dei singoli tratti ciclabili. E certo, perché per quello che abbiamo avuto modo di vedere e che appresso vi riportiamo, non ci venne difficile di realizzare. E poi quella striscia gialla della segnaletica stradale orizzontale, 14 km, qualcuno dice che fosse costavo un poco troppo assai. Tanto se ti vincivo Giotto o Picasso. Siamo persi. E pare che non ricevo solo un'auto. Insomma, questo intervento ha, anzi, avaviri, cioè avrebbe dovuto avere, va, la finalità di alleggerire le arterie principali di Mesterbianco. Il progetto era finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile integrata a scala comunale, che consente la diminuzione del traffico veicolare sia all'interno del territorio comunale che magari fuori dal territorio comunale, valorizzando così il patrimonio paesaggistico architettonico, poiché è stata realizzata con dei sistemi di bioarchitettura. Wow! Bioarchitettura! Architettura biologica, cioè che non fa male, che non ti inchiuma il tuo stomaco. Che viene a dire bioarchitettura?
il significato di bioarchitettura. E questo è il risultato. Bioarchitettura. Tendenza dell'architettura a privilegiare la progettazione e la costruzione di edifici che tengano conto di tutti gli aspetti ecologici relativi alla scelta di materiali da utilizzare e al miglior impiego delle risorse naturali, nella prospettiva del risparmio energetico e della salvaguardia dell'ambiente. È finalizzata anche al ravvicinamento dell'architettura stessa al rispetto della vita umana e al benessere psicofisico dell'individuo come abitante. Sapevo chi viene a dire, va bene, ma dopo ci ritorniamo. L'intervento è stato finanziato per l'intero importo, per la modica somma di euro, 5 milioni. 5 milioni. Con fondi della Comunità Europea. Però poi sono stati finanziati solamente 4 milioni e 200 mila euro. E quindi sono già stati finanziati, e lo ribadiamo, alcune cose. Cominciamo con l'installazione delle illuminazioni con pannelli fotovoltaici. Allora! I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny. Dunque, dichiarazione di conformità delle lampade SAP 150 watt e dichiarazione di conformità delle lampade a 36 LED. Io ne stai venendo! Aspetta, vero? Minchia, non cammina, ti spacchi in bicicletta. I want a little steam on my clothes. L'unico impianto di pubblica illuminazione è quello da pizzeria. Aspetta, vero? Nel presente progetto sono stati previsti e finanziati anche le pensiline realizzate utilizzando materiali riciclati. La pista avrà una larghezza di 1,60 m nei tratti a senso unico, mentre nei tratti extraurbani a doppio senso avrà una larghezza di 2,50 m. Nei tratti a senso unico la larghezza della pista dovrebbe essere 1,60 m. Ora la misuriamo. Più 1,60 m, non stai virendo. Thank you.
lo sa che è parcheggiato sulla striscia ciclabile, sulla corsia ciclabile? Siccome le ha chiesto cosa stavamo facendo noi, noi abbiamo detto che stavamo facendo una bici, una passeggiata in bici, ma a causa sua non la posso fare perché lei è parcheggiato qui. Anche quello dietro. Prego? Anche quello dietro. Anche quello dietro, sì. Siccome lei mi ha chiesto e io le ho risposto con cortesia, come lei è cortese. Questo video? Questo video è una intervista a un cittadino che parcheggia l'autovettura in un modo dove poco civile. Il codice della strada un pochettino, eh? Quindi lei non può stare qui perché io non posso passare. Poi se le vuole stare io proseguo lo stesso. Grazie. Buona giornata. Prego? Lei la preferenza è del codice della strada. Sì, si legga l'articolo del codice della strada dove lei ancora insiste che a stare qui e non si toglie. Però, siccome noi non siamo vigili urbani, la saluto. Arriva, sia comodo. Ah, dunque, qua ci troviamo in una strada a doppio senso, a doppia marcia, quindi doppio senso di circolazione. Siamo all'interno del centro cittadino. Alle mie spalle c'è l'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico. Chi tuo carissimo? Il tuo progetto era a posto, a regola d'arte. E ora misuriamo la larghezza della corsia della pista ciclabile in un tratto extraurbano. Dovrebbe essere di 2,50 m. Vieni che prego! Ma io 2,50 m ne stai virendo! Metro! Omologato! Omologato come la pista! Allora! Uno! Ah, 1,10 m! No, 2,50 m! Siamo persi! E ora un altro poco di misurazione! Ah, che fatica! Dunque, a parte che non c'è nessuna ombra di tappetino blinder colorato, a parte che il manto stradale non è stato ripristinato ad uso e consumo di una normale pista ciclabile, ma ora qua facciamo un'altra misurazione. ¡90 centímetri! Ancora più picca. Ma su 1,60 m, unne! Ma io 2,50 m ne stai virendo! E poi ancora, la gestione dei servizi inerenti alla pista genererà indotto anche a livello occupazionale, nonché a livello economico, attraverso il quale si potrà gestire la manutenzione ordinaria. La manutenzione ordinaria? Di una cosa che solo con gli allucinogeni si potrebbe vedere? Cioè, il progettista ingegnere Orlando Vincenzo
e il RUP architetto Agata Bucolo e tutta la rispettabilissima comitiva dei suoi collaboratori stanno affermando che la gestione della pista avrà e genererà una occupazione, cioè posti di lavoro, va? Eh? Ah, sì? Mm. E volessimo sapere come? Se pupessi! L'utilizzo della bici permetterebbe maggiore attenzione alla qualità della vita in ambienti urbani ed extraurbani. Pensate che nell'anno 1997 è stata pubblicata la mappa del progetto Eurovelo, che comprende 12 itinerari di lunga percorrenza e sono nati dalla fusione di tratti nazionali di vie ciclabili esistenti. Appunto, esistenti! O stanno parlando di gli staccati di Mister Bianco, va, va, di questa pista ciclabile a Mister Bianco. Allora! In breve, il progetto Eurovelo è ramificato in più parti d'Europa ed ha tra i suoi obiettivi quello di assicurare che tutte le nazioni europee siano attraversate almeno da un itinerario ciclabile, favorire la cooperazione internazionale, promuovere l'attenzione ai problemi dei ciclisti, favorire la realizzazione di ciclo itinerari locali che attraggano vantaggio da quello Eurovelo. E parte da Capo Nord, proseguendo per Berlino, poi per Roma, Catania e giù per La Valletta, a Malta. Ma Mister Bianco, in provincia di Catania, pare che non se ne parla. Forse perché c'è nebbia. Ah, nebbia, Mister Bianco. Perché in alcuni tratti, o in gran parte della pista, tutto quello che vi è riportato qui sul verbale visita, relazione di collaudo e certificato di collaudo, nuot dell'indiscreto, non l'ha mai visto. Ossia, non l'abbiamo visto. E su questo preciso argomento abbiamo voluto ascoltare un'affidabilissima figura istituzionale che è consigliere comunale, che si chiama Marcello Russo. Sono qui per parlare della più costosa striscia gialla dipinta su un asfalto stradale. E sto parlando della pista ciclabile di Mister Bianco, la quale inizialmente doveva essere una meravigliosa pista ciclabile, ma che poi in realtà si è realizzata alla fine soltanto una linea di delimitazione del manto stradale. Una pista che inizialmente doveva costare 5 milioni di euro, finanziata con il programma operativo Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2007-2013 con fondi della Comunità Europea, ma che poi in realtà è costata 4 milioni e 200 mila euro, semplicemente 8 miliardi delle vecchie lire. Devo dire che quando fu progettata la pista ciclabile dagli ingegneri Ferlito Maria Cristina, La Rosa Valentino e Nicolosi Antonio nel 2010, su disposizione della vecchia amministrazione, il sindaco Ninella Caruso, era un valido progetto perché attraversava sia il centro di Mister Bianco, nonché vi erano dei tratti anche all'interno delle campagne del Mister Bianchese. Per cui penso che sia stato questo uno dei validi motivi per la Comunità Europea per aver approvato questo progetto. Poi materialmente invece in fase di esecuzione dei lavori affidati all'ingegnere Orlando e all'architetto Bucolo del Comune di Mister Bianco si è verificata tutt'altra cosa. Qua, e allora stia zitto, stia zitto, stia zitto. Qua, e allora stia zitto, stia zitto, stia zitto. Oltre al binder, al tappetino, quello colorato, non più il substrato che doveva essere fatto, non si è tenuto cura nemmeno della larghezza della pista ciclabile, che doveva essere di 1,60 m nel tratto di marcia a unico senso e 2,50 m nel tratto di marcia a doppia corsia. Tra l'altro delimitato anche da un cordolo proprio a sicurezza e a tutela del ciclista. Io sinceramente non ho mai visto un turista a Mister Bianco attraversare la pista ciclabile, né pochissimi cittadini di Mister Bianco. Più che altro questa pista ciclabile è servita, lo possiamo dire apertamente, ad allargare certe vie di Mister Bianco e mi piacerebbe sapere come mai in corso d'opera sono state fatte delle varianti. Varianti che hanno interessato anche per una minima parte con un prezzo molto basso, non basso di acquisto perché il terreno è stato valutato superiore alla media secondo me dei terreni non edificabili a Mister Bianco. Abbiamo acquistato anche un terreno bonariamente insieme ad altri di appartenenza alla moglie di un assessore comunale.
E devo dire una cosa insolita, questo qui fare una variante in corso d'opera e acquistare soprattutto un terreno o di la moglie di un assessore. Mancano poi, tra l'altro, le cose più essenziali in una pista ciclabile: le rastrelliere per le biciclette, cioè non si sa dove poter appoggiare la bicicletta, le panchine previste per finché i ciclisti si riposassero, le fontane. Per cui io mi auguro che la procura, sentendo questa intervista, e si prenda così a cuore questa pista ciclabile e controlli effettivamente l'operato da parte dell'amministrazione, se è stato fatto ed eseguito nei termini previsti e nei modi previsti dalla legge. E la magistratura quando si muove per andare a vedere le carte? La pista ciclabile avrà un percorso di circonvallazione del territorio e diventerà una via di comunicazione utilissima e importante, insomma una modalità alternativa a quella automobilistica, veloce, abitudinaria e utilitaria. A così scrisse un progettista, l'ingegnere Vincenzo Orlando. Adesso tacete per favore! Adesso tacete per favore! Adesso tacete per favore! Non si può attendere! E poi ancora, la pista vuole essere un mezzo diverso, un ambiente sicuro e accogliente da vivere in altri momenti della vita, cioè dell'infanzia, della vecchiaia, per riscoprire la bellezza delle risorse naturali. Scrivi sempre Idru, l'ingegnere Orlando. Dopo che è stato diciamo collaudata la pista da parte di un tecnico, mi piacerebbe sapere com'è che ha fatto effettivamente a collaudarla, ho scritto personalmente al dirigente del servizio 11 della regione siciliana, il quale è colui che ha emesso il decreto per quanto riguarda il finanziamento della pista ciclabile, e sino adesso non ho mai avuto risposta, avvisandolo già in congruo tempo prima che venisse convalidata, collaudata la pista, proprio per rendersi conto che quello che materialmente c'è in progettazione e che doveva essere materialmente svolto non è stato fatto. E chi doveva verificare cosa ha verificato? E chi doveva vedere cosa ha visto? Eh sì, ha detto proprio così. Ha detto che aveva avvisato in congruo tempo il funzionario regionale. Per dirci che quel che doveva essere materialmente fatto o svolto non è stato fatto. Lo scandalo che noi paghiamo! La magistratura si dia una mossa, guarda le carte! Le forze dell'ordine, da lì non chi gioca c'è! Governatore Crocetta, vuole cortesemente accertarsi di questo suo funzionario a cui noi siciliamo paghiamo lo stipendio, oltre che a lei naturalmente, perché sento odore di... Siamo in un tratto di strada extraurbana dove è stata realizzata la pista ciclabile. La pista in questo tratto, a doppio senso di circolazione, deve avere una larghezza di 2,50 m. È stata realizzata, anziché su un unico tratto, è stata suddivisa in due corsie, una laterale destra e una laterale di sinistra. Penso che complessivamente i 2,50 m non vengono raggiunti. In ogni caso, abbiamo un doppio senso di circolazione e pertanto richiederebbe la pista la presenza di un cordolo di confinamento in maniera tale da chiaramente da non essere superato dalle macchine in transito. È stato scritto che prima di definire il progetto sono state condotte delle specifiche indagini per la scelta del percorso e dell'analisi del territorio, che sono in continuo i cittadini che fanno uso della bicicletta per i brevi ma numerosi spostamenti urbani. Manuaccio di indiscreto, non ne ha mai visto manco uno, e non solo un altro. Io sinceramente non ho mai visto un turista a Mister Bianco attraversare la pista ciclabile, né pochissimi cittadini di Mister Bianco. Lo stato di salute della sua amministrazione. Bene. Prego. Anzitutto, Mister Bianco sorge a due passi dal capoluogo Catania, siamo una comunità che superiamo i 50.000 abitanti,
abbiamo una grande zona commerciale perché il nostro territorio si trova ubicato fra due arterie fondamentali, la Messina-Siracusa e la Catania-Palermo. Siamo un comune che ha sviluppato nel tempo un grande rapporto con l'Europa. Siamo riusciti ad aggiudicarci dei bandi europei di estrema importanza. Il primo, nel 2000, ci siamo aggiudicati il progetto Urban 2, ci ha consentito di vincere questo bando, unico comune in Sicilia e uno dei 10 in tutta Italia. Abbiamo ottenuto all'epoca 80 miliardi di vecchie lire e siamo riusciti a realizzare investimenti che hanno cambiato il volto e l'anima della nostra città. Successivamente, ora, nel 2012 e 2013, ci siamo aggiudicati un bando per realizzare una grande pista ciclabile, 13 km per 5 milioni di finanziamento. Desidero aggiungere che nella costruenda metropolitana è previsto un grande parcheggio da dove si diparte la nostra pista ciclabile, quindi gli amatori della bicicletta, gli usufruttori della bicicletta possono girare per 13 km nella pista, poi tornare in questo parcheggio, andare al lavoro, lasciare la bici, prendere la metropolitana e andare a Catania e nei luoghi più importanti. Quindi anche su questo terreno Mister Bianco si considera all'avanguardia. Utilizzeremo le bici, utilizzeremo la metropolitana, per cui ci sarà una grande capacità di mobilitazione senza utilizzare la macchina che inquina l'aria e ostruisce la circolazione. Quindi anche su questo aspetto ci sentiamo all'avanguardia e lavoriamo per rendere sempre più moderna la nostra comunità. Amici di Discreto, siamo qui al comune di Mister Bianco, al Palazzo Municipale, abbiamo ascoltato il sindaco Di Guardo, ci ha spiegato i vari progetti che sono stati finanziati dalla Comunità Europea e tra questi anche quello che è il progetto Eurovelo. Cafossiddu, non sapevo manco chi era l'Eurovelo, cioè un velo europeo, una stoffa, chi è? Comunque il sindaco è molto simpatico, molto alla mano e quindi anche ha una dialettica molto vicina alla Sicilia e quindi poi ha parlato della pista ciclabile, del quanto riguarda quello che è la metropolitana in costruzione e che ci saranno i parcheggi per le bici e la pista ciclabile è già stata fatta, è già finanziata e che funziona tutto. Manuauci, non ci cremo e ora mi facciamo vedere perché. Come here, follow me. Altre verifiche e altre misurazioni. Comunque, come previsto in progetto, lungo il tratto della pista non c'è nessuna traccia di un tappetino blinder colorato. E non solo. Riguardo l'illuminazione possiamo benissimo accorgerci che è stato illuminato solamente uno dei due tratti della pista ciclabile, in questo caso quella di ritorno, non quella di andata. In questo tratto a doppio senso di circolazione abbiamo un tratto di pista ciclabile non opportunamente delimitata, quindi con un cordolo appunto di protezione, e una segnaletica di sicurezza quanto mai è ambigua, perché non riusciamo o non si riesce a capire se deve essere utilizzata la pista ciclabile oppure no. In ogni caso abbiamo una presenza continua di automobili e questa pista ciclabile che viene continuamente oltrepassata da parte delle autovetture. Ma adesso tacete per favore! Noi siamo andati in cerca dei tratti extraurbani realizzati, così come dal progetto, da un pacchetto di fondazione formato da un misto granulometrico di spessore di 100 cm, un blinder di 8 cm, uno stato di usura colorato di
6 centimetri e sopra il cassonetto in ghiaia uno stabilizzato di roccia dello spessore di centimetri 8 e di larghezza pari a centimetri 1 metro e 60. I centimetri 2 metri e 50 sui tratti a doppio senso che formerà così la pista ciclabile. Allora, stiamo cercando il misto granulometrico dello spessore di 30 cm e poi il blinder di colore azzurro di centimetri 8, ciò significa 38 cm di mappazza che io qua non sto vedendo. Non ci posso credere! E per quanto abbiamo appena detto, ascoltiamo ancora l'ingegnere. Questo è uno dei tanti incroci che troviamo all'interno del centro storico, dove la pista ciclabile appunto attraversa degli incroci. Nel progetto originario erano previsti una serie di segnalazioni ottico-sonore appunto per far attraversare in sicurezza questi tratti. Nella realizzazione chiaramente non abbiamo evidenza di quanto in progetto. Chiaramente una pista ciclabile così fatta, che è prettamente disegnata, nel corso dei prossimi 6 mesi sarà completamente inutilizzabile perché le strisce scompariranno. Inoltre, a seguito di interventi successivi che vengono fatte nella sede stradale, è chiaro quindi che quello che può essere una continuità iniziale si viene a perdere e troviamo delle parti quindi con sovramesso del materiale o asfalto oppure cemento. Ma adesso tacete per favore! Ma adesso tacete per favore! Ma adesso tacete per favore! Non si può scendere! In tutti questi tratti che di pista ciclabile qui a Mister Bianco, io un cordolo non l'hai visto! Il cordolo di sicurezza, quello che dà la sicurezza ai ciclisti. Un siamo persi! Some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. E poi ancora, tutti i tratti saranno serviti da piazzole di sosta che saranno pavimentate con elementi auto bloccanti. Poi all'interno di ogni piazzola sarà arredata con 2 banchine, una rastrelliera e una fontana. A non voglia di morire da sete, i fontani con monocolo. Insomma, parrebbe poco e niente tutto questo che potrebbe giustificare il grande peso di denaro pubblico speso. In altre parole, per molti questa pista parrebbe un fenomeno ottico. Appunto, il miraggio della pista ciclabile. Ma cosa volete? Ma perché non vi imbiccate? Non si può scendere! Ma sarà davvero così? Qualcuno lassù ci illumini su questo caso! Ascoltiamo il presidente della commissione bilancio di Mister Bianco e consigliere comunale, la dottoressa Buzzanca Maria. Più che da presidente di commissione e consigliera comunale, da cittadina mi sono voluta fare un giro sulla pista ciclabile di Mister Bianco, perché da tanto tempo sentivo i miei cittadini che questa pista è impraticabile. In realtà la pista non è solo impraticabile, c'è una parte di pista che non esiste, cioè è una pista che a un certo punto anche scompare, è una pista che ha modificato certi lotti di terreni della zona di Mister Bianco,
non sappiamo di chi sono né voglio fare accuse, ha sistemato dei muretti di alcuni appezzamenti privati, ma poi la pista in realtà è una pista impraticabile. Il nostro immancabile opinionista, professore avvocato Mario Savio Grasso. Se risponde a vero, ci troveremmo di fronte ad una violazione gravissima, un reato molto grave, che è quello del 640 bis, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte della Comunità Europea. Perché se io dico che compio 10 cose e ne fai non le compio, addirittura dico di averle compiute ma non le ho fatte, io mi approprio di quei soldi truffando quindi la Comunità Europea. Si dovrebbe accertare dove, se sono state fatte queste opere, come sono state fatte, dove sono finite eventualmente i soldi che andavano spese, e si perpetrerebbe questo reato che è procedibile d'ufficio del 640 bis. Al momento della sottoscrizione del certificato di collaudo, i signori sottoscrittori di questo verosimile fantasioso film dove si racconta di una altrettanto verosimile pista ciclabile, e come in ogni film che si rispetti, vi mostriamo adesso il titolo di coda. L'impresa Tosa SRL! L'impresa Tosa Costruzione SRL di Acireale! La direzione lavori ingegner Vincenzo Orlando, il responsabile unico del procedimento architetto Agata Bucolo, il collaudatore architetto Salvatore Zuccarello. E questo verosimile film non è ancora finito, perché abbiamo ascoltato ancora il consigliere comunale, dottoressa Buzzanca Maria Antonietta. La mia preoccupazione quale presidente della commissione bilancio, e penso di una parte della commissione se non di tutta, è che questa pista ha avuto un costo, giustamente per essere una pista ciclabile, di un certo valore, di un certo prestigio, di 4 milioni di euro. E se viene qualche funzionario mandato dalla Comunità Europea per accertarsi di questa pista, credo, anzi sono sicura, che gli dovremmo restituire tutta la somma. Questa è la nostra preoccupazione. Chiamata per questa intervista, sono stata piacevolmente interessata, perché penso che certi programmi vanno fatti perché i cittadini devono essere anche informati da voci ufficiali, quali sono quelli della stampa e in questo caso anche di una componente televisiva. Grazie indiscreto e ciao. Dire che c'è uno scandalo enorme, grande quanto una casa, è vero o me la sono sognata io questa cosa? Sindaco Di Quarto, per cortesia, si avvicini allo schermo e mi ascolti con grande attenzione, perché noi dell'indiscreto siamo la voce del popolo e lei sa che il popolo è sovrano, non perché lo diciamo noi, ma lo dice l'articolo 1 della Costituzione italiana. Ora, con il massimo rispetto per la sua carica istituzionale, lei ritiene che questo denaro pubblico che le è stato concesso per la realizzazione della pista ciclabile nella città che lei amministra sia stato speso con responsabilità? Se sì, faccia un salto qui da noi all'indiscreto, perché noi lo aspettiamo. E non si dimentichi di portare il collaudatore, l'architetto Zuccarello. Aspettiamo anche lui. Signor sindaco di Mister Bianco, Antonino Di Quarto, stavo per dimenticare che desideravamo sapere anche, alla voce imprevisti e premio di incentivazione per la somma di euro 61.964,59, un premio di incentivazione precisamente a quanto ammonta? E poi ancora a Cucciutastovo, cioè a chi lo avete dato? Sindaco Di Quarto è ancora attaccato al monitor della sua televisione? Mi ascolti, incentivazione di che cosa? Visto che la pista ciclabile forse manca qualche cosa e forse più di qualcosa. Davvero? Signor sindaco, noi dell'indiscreto siamo qui che l'aspettiamo. E poi non dica che non l'abbiamo invitato, così può dire anche la sua. La aspettiamo. E non si scordasse di buttare i collaudatori.
Sono curioso di conoscerlo. Adesso tacete, per favore. Sì, ho capito, taccio. Ma lei dovrebbe venire qua. E qualcuno aveva facci di lamentarsi tempo fa per i 500.000 euro spesi per 2 km di pista ciclabile a Catania. Ma dico, ma almeno gli interferiri. E questa di pista bianco, che sarebbe ben 6 volte più lunga di quella di Catania, si vira un poco meno. Siamo persi! All'ingegnere Orlando, che non fa mai mancare la sua esperienza e la sua saggezza, abbiamo portato avanti e fra qualche mese speriamo che sarà completa la pista ciclabile, che non abbiamo ottenuto noi, non è stata la nostra amministrazione a ottenere il finanziamento, ma noi abbiamo lavorato per realizzarla, per fare una gara come comanda la legge, e stiamo camminando a passi veloci. Non è che per caso il progettista o il collaudatore si scudano qualche benzina? Si scudano di asfaltare e colorare qualche tratto di strada? 14 chilometri. Insomma, ci chiediamo se in questo progetto è stato fatto tutto ciò che era stato previsto. Solo una curiosità e nessuna accusa. Giusto per chiarire. Signor Sindaco, in nome del popolo italiano, della spesa pubblica o di quant'altro, faccia luce su questa vicenda. Magari con tutte le pare da luce che mancano un nuovo progetto e che sarebbero dovuti essere mise lungo i 14 km di pista ciclabile. Che ne pensa? La saluto, i nostri rispettabilissimi saluti. Questo è il comportamento del consigliere comunale, ma se lui di nascosto chiama i carabinieri si comporta da sbirro, si comporta da sbirro. Il fatto principale che ha indotto il sottoscritto a dire al signore lei assume atteggiamenti sbirreschi quando si comporta da consigliere comunale in questo modo, ma scippavo di lugna, come si suol dire, ma scippavo di lugna. Contigui dell'indiscreto su Ultima TV. Per le vostre segnalazioni e i vostri commenti potete scriverci all'indirizzo email indiscretosicilia@gmail.com. E ricordo che l'indiscreto ha la tutela di un centinaio di avvocati, quelli dell'AFLA, Associazione Forense Libera Avvocati, diretti dal professor avvocato Mario Savio Grasso. Giusto per avvertire qualcuno che c'ha un po' di prurito di querele temerarie. Perché noi raccontiamo sempre la verità, con prove di fatti. E da buon showman ricordo che se qualcuno ha qualcosa da dire, noi siamo sempre qua. Ma non me ne mai noto. Com'è il fattore? Ma uno. Alla prossima! Vi aspetto. Mercoledì prossimo. Stesso orario, 21:30.